Duca Von P, questo chuck era dedicato a te. Un saluto, grazie per i commenti e soprattutto mi fai veramente morire da ridere anche tu quando mi scrivi, perciò vabbè. Ci tenevo anche a salutare un'altra persona, ovvero Sofia, che mi ha scritto in privato. Ti ringrazio tantissimo perché davvero io con il mio piccolo canale non pensavo che avrei mai instaurato rapporti con chi è di là dal video che mi guarda e veramente ringrazio ognuno di coloro che mi stanno guardando. Ti spiegherò poi in un video, nel video chi sono e perché è nata questa storia del canale, perché vabbè, sembra. Comunque un saluto e un bacione a voi due in particolare. Allora, a che punto sto? Oltre al fatto che ho ripreso a lavorare dopo 2 settimane di ferie, che erano tutto fuorché 2 settimane di ferie, tant'è che mi è venuto a trovare anche Hermes, il mio amico Hermes, avevo in progetto di fare miliardi di cose, video, letture, recensioni e di tutto e di più, e non ho fatto quasi niente. Questa cosa mi ha veramente. Mi sono goduta mio figlio, quello è vero, e anzi, forse me lo sono goduto troppo perché poi ha iniziato col dirmi: mamma, non andare a lavorare, mamma. E amore, gli ho detto: finché la mamma non fa cinquina, a lavorare gli tocca. Quindi, bando alle ciance, veniamo a noi e veniamo soprattutto a do cacchio sto. Il mio malloppone, il Signore degli Anelli del mitico Tolkien, non pensavo di arrivare al giro di boa delle 300 pagine e l'ho perfino superato perché sono a pagina 326. Allora, questo malloppone che ti avevo detto in alcuni punti iniziava ad annoiarmi, non so perché, forse perché è un periodo un po' più. Però anche tutte quelle descrizioni le trovo affascinanti. Quindi mi piace veramente tanto. Non vedo l'ora di parlartene meglio, ma ne ho ancora un bel po' prima di parlartene meglio. Quindi ok. Dopodiché ho iniziato a leggere un libro che avevo lì da parecchio. Non quantifico il parecchio perché non ne ho idea. E ti sto parlando del caso Jane Eyre di Jasper Fofford. Perché si balbetta. Allora, ti anticipo solo una cosa. Questo sarà un altro libro che entrerà nei miei top. Perché, allora, scusa, sono arrivata a pagina 214, ok? Ma, cioè, è fighissimo. Cioè, veramente, io non ho mai letto questo genere di romanzi. Che sinceramente non saprei neanche definire, perché non è fantastico, non è apocalittico, non è. Non lo so, non lo so. So che è surreale, ecco, forse ho trovato l'aggettivo, è surreale. Fiancheggia, affianca, fiancheggia, ma come cazzo parlo oggi? Vabbè, non farci caso, questo Hermes mi sta facendo dare i numeri. Comunque, affianca molto la realtà e veramente passeggiano a braccetto, però tante volte ci si infilano delle trame veramente troppo troppo surreali, ma che sono fighe, cioè sono veramente troppo fighe. Allora, io ancora non posso scendere nel dettaglio perché ancora non l'ho finito e non si sa mai che sul finale mi arrivi una mazzata. Però, per aver letto 212 pa 214 pagine su 300, non so neanche, 378, ti posso dire, magari non comprarlo, ma segnalo. Segnalo e appena te ne parlerò, sicuramente ti dirò, corri a comprarlo, oppure, ok, depennalo. Ma sono più fiduciosa sulla prima ipotesi. Altre cose che ti devo dire? No, al momento non me ne vengono in mente. Di sicuro fra non molto arriverà un book haul perché il 10 giugno compirò gli anni e quindi mi sto già organizzando il mio regalo. E nel frattempo ti saluto, grazie tanto per l'iscrizione.
Sotto nell'info box troverai il mio indirizzo email se vuoi scrivermi in privato senza insultarmi perché sennò ci rimarrei troppo male o se non so hai qualcosa di particolare da chiedermi altrimenti scrivilo pure nei commenti. Un pollice in su se il video ti è piaciuto, un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Hai notato i capelli di merda che mi trovo? Io devo trovare un parrucchiere decente. Ok, scusa lo svalvolo finale. Ciao!